Io sono Ilaria Canali e sono da alcuni anni appassionata di cammini. Abito in un luogo privilegiato, Formello è l'ultima tappa della Via Francigena prima di arrivare a Roma. Io da molti anni faccio promozione di cammini. Uno dei progetti che vorrei citare è stata la Periferia delle Meraviglie, un percorso di riscoperta urbana dal Trullo a Corviale, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone a tanti tanti cammini che hanno coinvolto gli street artist, in particolare i pittori anonimi del Trullo. Questo riscontro così positivo mi ha dato il coraggio di credere che a volte possiamo spingerci oltre la nostra immaginazione e pensare che il cambiamento nella società è veramente a portata di mano. E da lì è nata l'idea di lanciare la rete nazionale delle donne in cammino. Come funziona la rete? Al momento è una rete informale dove le associazioni che entrano in rete hanno la libertà di proporre delle iniziative che possono essere sia escursioni sia iniziative culturali legate comunque al mondo dell'escursionismo, presentazioni di libri, presentazioni di film legati ai cammini. E queste realtà entrano, diciamo, in relazione con il variegato mondo delle donne in cammino, si promuovono e possono anche trovare collaborazioni. Il primo scambio è: camminiamo insieme, io voglio andare da una parte in questi giorni, voglio fare questo cammino, chi viene con me? Un'altra cosa che è molto bella è l'aiuto in termini di consigli anche molto tecnici. Molto spesso se uno fa dei cammini si deve anche preparare. In questo gruppo si può fare qualunque domanda. A tutte queste domande, che sono varie e diverse, il gruppo risponde, sempre senza mediatore. Ovviamente in questa ricchezza di risposte c'è un patrimonio, no? Un patrimonio di esperienze che viene messo a servizio in maniera veramente generosa a tutte le donne che partecipano. Com'è nata la Rete Nazionale Donne in Cammino? L'8 di marzo a Milano, a Fa' la Cosa Giusta, ho lanciato la palla, come in termini calcistici, lontanissima, con l'idea che le donne in cammino, che sono una incredibile risorsa per la promozione dei territori e per la promozione anche proprio delle storie che le donne in cammino vivono, hanno diritto ad avere una voce più forte ed unendosi la possono avere. Questo è il motivo che ha portato a questa genesi, a questa ideazione. In pochissimo tempo abbiamo effettivamente generato un ecosistema di comunicazione che raccoglie oggi, dopo pochi mesi, 40.000 persone. La cosa meravigliosa è che esiste una community che si chiama Ragazze in Gamba ed è una sorta di intelligenza collettiva, in maniera generosa, crea ispirazione non solo per le donne che camminano, ma per le tantissime donne che non camminano ma che lo vogliono fare e che traggono forza dalle storie che vedono raccontate in questa community. Il gruppo delle ragazze in gamba accoglie anche gli uomini, i ragazzi in gamba. Io ritengo che se si vuole puntare a una maggiore parità di genere in Italia, ed è una strada ancora molto molto lunga da percorrere, la prima cosa è fare in modo che ci sia un esempio autentico e palpabile di inclusione. Quello che è successo nella rete è che gli uomini non solo ci sono, ma sono davvero preziosi, perché quelli che partecipano danno consigli, suggerimenti, propongono escursioni e quindi la loro presenza è assolutamente utile, indispensabile e armonica. L'Italia che cambia in questo caso siamo tutte noi della Rete Nazionale Donne in Cammino, proprio vogliamo essere l'Italia che cambia. Quest'Italia che cambia.